5 mete, vittoria con bonus, il secondo posto in classifica. Una domenica perfetta, quella vissuta in terra sannita dal Paganica Rugby. Capitan Cialente e compagni violano 8-33 il campo del Benevento nell'ultima di campionato e chiudono nel migliore dei modi una stagione da ricordare. Al Pace Vecchia è il Benevento che in apertura muove per primo il tabellino con il piazzato del 3-0 mandato a segno da Caporaso. La reazione del Paganica è veemente, i rossoneri si installano nei 22 avversari e all'ottavo trovano la superiorità sul lato sinistro. Belsito si invola verso l'area di meta venendo fermato in maniera irregolare dall'estremo di casa Carmine Russo. Il direttore di gara mostra il giallo al numero 15 Sannita e assegna la meta tecnica. Il Paganica avanti 3-7 insiste e poco dopo la metà della frazione marca ancora meta. Veloce circolazione dell'ovale sulla destra che coglie impreparato il Benevento con Lolli libero di sprintare e schiacciare alla bandierina. Dalla piazzola preciso il piede di Del Zingaro e il Paganica si porta sul 3-14. Il primo tempo finisce così, ripresa, passano 4 minuti e il Paganica mette a segno la terza meta di giornata. Zaccagnini raccoglie l'ovale e parte in progressione rompendo un paio di tentativi di placcaggio e conclude il suo assolo in mezzo ai pali. Del Zingaro aggiunge i 2 punti della trasformazione e il Paganica consolida il vantaggio sul 3-21. L'obiettivo rossonero a questo punto diventa il bonus offensivo che viene concretizzato al nono con la quarta meta di giornata da parte del Paganica. Turavani sguscia via i placcatori avversari e va in percussione centrale, depositando infine l'ovale in mezzo ai pali. Del Zingaro trasforma il parziale, vede il Paganica allungare ancora sul 3-28. Il Benevento reagisce, si installa nei 22 difensivi rossoneri e al quarto d'ora, al culmine di un'azione insistita, riesce a marcare meta, segnatura che però non viene trasformata e punteggio 8-28 in favore del Paganica. Rossoneri che nel finale di contesa incrementano ancora il loro tabellino. Sugli sviluppi di una touche ben lavorata e portata a terra, il pacchetto paganichese si compatta e va in avanzamento. Il Benevento non riesce a opporsi in maniera efficace e Lattanzio mette il punto esclamativo schiacciando in meta. Sulla trasformazione sbagliata da Del Zingaro arriva il fischio finale. Il Paganica si impone quindi 8-33 e festeggia in campo e con i suoi tifosi una vittoria dal peso specifico non indifferente. Gli uomini di coach Sergio Rotellini infatti chiudono la stagione a quota 60 punti in classifica e si prendono di forza il secondo posto nel girone 4 di Serie B, il miglior viatico per iniziare già a programmare la stagione sportiva 2023-2024. L'attesa ora è tutta per un eventuale ripescaggio che schiuderebbe al Paganica le porte della Serie A.